Buonasera e benvenuti Parola ai Tifosi, il vostro appuntamento fisso del lunedì sera su Milano 1, siamo in diretta streaming su YouTube, mi raccomando guardateci, scaricate l'app di Milano 1, scriveteci, fra poco vi dirò anche dove, come, quando e perché. È una trasmissione particolarmente importante, particolarmente calda, perché siamo in questo ponte, per qualcuno traballante, tra un campionato che si è appena archiviato e una Champions che è alle porte. Ma vado subito, non perdo tempo, alla presentazione degli ospiti. Questa volta sovvertirò un po' l'ordine di classifica, anche perché devo andare troppo giù per presentare chi invece mi è qui vicino. Cesare Cellina, benvenuto. Ciao Giovanna, ciao ai nostri telespettatori. Perché l'Inter è a metà classifica, è un interista, sì. Cesare, parleremo tanto di Inter, sarà l'argomento del nostro primo super blocco. Tra l'altro c'è anche un'indiscrezione che arriva dagli spogliatoi, vero Cesare? Ne parleremo. Sì, dall'allenamento, dopo ne parliamo Giovanna. Io la so e insomma, meno male che sono seduta, perché altrimenti non so. E qui abbiamo insomma baluardo del tifo rossonero, come ogni lunedì sempre più sorridente, perché insomma non riesce a perdere questo Milan, eh? Esce sempre dalle difficoltà, Paolo Torracco. Ciao Paolo. Ciao a tutti, ciao Giovanna. Ed è in ottima compagnia, io sono molto contenta, perché quando tra amici si aggiunge un posto al tavolo, insomma, è sempre piacevole. E ad Arman Forte, insomma, Paolo, in questo Tifare Milan, a parlare di calcio a 360 gradi, con grande piacere, Antonio Bottaro, benvenuto. Grazie, grazie, non vorrei interrompere il filotto di Paolo, quindi cerchiamo di essere porta fortuna. Beh, insomma, anche perché c'è la Champions anche per il Milan, in effetti, certo. Col Chelsea e con tante assenze, anche il capitolo Milan è bello, bello caldo questa volta, al di là del risultato del campo che invece sorride, ma quello dell'infermeria un po' meno. Allora, io vi ricordo una cosa importante, poi mi tuffo da Cesare e dai miei ospiti, che per interagire con noi, e dovrete farlo anche perché so che siete tantissimi, c'è un numero ad hoc, quindi mi raccomando segnatevelo e memorizzatevelo: Milano 1 342 39 72 391. Comunque rimarrà in sovraimpressione, insomma, così in qualsiasi momento vi colleghiate, tac, scriveteci, risponderemo. Cesare, direi di cominciare da questo Inzaghi che alla vigilia dice è vero, scusate, ma dalla regia grande, che noi abbiamo veramente un pilastro immenso che si chiama Paolo Bobiese, la classifica, questa classifica, io non volevo infierire subito in apertura, ma giustamente è in apertura la classifica dove l'Inter sprofonda a metà classifica, e dove su c'è Atalanta e Napoli, che alla vigilia di questo campionato non so chi l'avrebbe detto. Beh, complimenti all'Atalanta e al Napoli, sono due squadre comunque che negli ultimi anni sono sempre andate in maniera più che buona. Stanno tutte e due giocando bene e rendendo molto bene, oltre al gioco hanno anche i risultati, che non è sempre conseguenziale. L'Inter, su cui poi apriremo ahimè una pagina dolorosissima, su 8 partite ne perdi 4, hai la peggior partenza dal 24-25, solo nel 1924 ne perse 5 su 8. E guagli l'Inter di Gasperini, che ne aveva perse 4 su 8, sappiamo poi com'è andata, con un triplo cambio di allenatore. Purtroppo la stagione, è vero che siamo all'inizio, ma faccio molta fatica a dire che non è compromessa. Uno spiraglio per lo scudetto, insomma, in questo momento anacronistico. No. Paolo, poi Antonio, poi andiamo sull'Inter. Questa classifica cosa ti stupisce di più? In alto, in basso? Beh, in alto l'Atalanta per me costituisce un po' una sorpresa, almeno intendo dire per la posizione che si sta rivestendo, cioè il primo posto. L'Inter sorprende perché certamente è poi il dato negativo di questo inizio di stagione, sicuramente inutile nasconderselo l'Inter, che ha, credo, l'ho visto oggi, la 12ª o 13ª difesa, e un attacco che invece forse non è andato così male, perché forse è il 4º o 5º, però ha dei numeri che non vanno assolutamente bene, anche se io poi ne parleremo probabilmente, ho visto la partita con la Roma con attenzione, il primo tempo dell'Inter è stato un primo tempo buono, perché poi bisogna essere onesti intellettualmente, ha fatto un primo tempo da squadra che mi sembrava discretamente in salute, non eccezionale, ma un primo tempo più che sufficiente, cui meritava di chiudere il vantaggio. La Roma ha fatto un'azione Poi la Roma non è quell'ira del diavolo che ti può mettere alle corde, però ha una costanza di rendimento, insomma, lì si vede che Mourinho vuole di più le cose rispetto a giocato una partita
come si giocava negli anni 80-90, ecco, via, sì, cioè, parliamoci sì, chiaro. Sì, gioca di... così, gioca così. Antonio? Ma, non è per solo per buona educazione che dico che la classifica non va vista, però oggettivamente abbiamo visto tanti campionati e onestamente fino alla fine del girone d'andata la classifica non dico che sia rilevante, ma conta veramente poco. Certo, l'Inter ha delle difficoltà, ci sono delle squadre emergenti, ma se dovesse mettere a posto i suoi problemi, poi avrebbe una grande parte del campionato a disposizione per recuperare. Non vedo squadre in grado di vincere tutte le partite quest'anno, c'è grande competizione, anche il fatto che esistano squadre così competitive, no? Magari che arrivano dalla fascia intermedia della classifica, vuol dire che quando andrai a giocare a Udine sarà difficile per tutti, non solo per l'Inter. Quindi... Però è anche vero che hai sette squadre, hai ragione, è vero, è un dato che sicuramente è una classifica che riacciuffi facilmente perché è corta, no? Però hai tante squadre, bisogna capire, molleranno sì. Atalanta, Udinese sì. E il Napoli non credo. Non molleranno, ma non avranno questo rendimento. Poi l'Inter, diciamo, una volta che dovesse mettere a posto la difesa, comunque ha un potenziale offensivo molto alto, quindi il problema è essenzialmente lì, certo, prendono certo. troppi gol. Se tu fossi una squadra che fa pochi gol e avessi una difesa forte, rimarrebbe sempre il tema che anche se giochi bene, le partite non le vinci. Allora direi di tuffarci sull'Inter, dai, adesso andiamo sul pezzo forte perché ahimè insomma le brutte notizie fanno notizia, specie se ti chiami Inter, con un Lukaku fuori che non si sa neanche quando rientrerà perché Inzaghi dicono si è detto dicono forse con la Salernitana. Però quindi Inzaghi se... da come ha parlato non mi è piaciuto, dice sono preoccupato, non so neanche io indicarmi. Non lo so, è più grave del previsto, no? Gli esami hanno evidenziato, però c'è la buona notizia che Lautaro Martinez sembrava fermo ai box nella gara contro il Barcellona, forse non giocherà dall'inizio, ma gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo. Detto questo, Paolo, poi vengo da faccio il contrario, lo tengo per ultimo. Quando Inzaghi, tanti l'hanno criticato perché ha osato dire che lui aumenta i fatturati e vince trofei, e quindi un po' questa frase gli si è ritorta contro. Forse voleva un po' difendere la società e proprio non mandarla alla derisione del popolo, voleva un pochino ricordare che l'Inter... dicono quelle cose lì, no? Insomma, Paolo, ho letto da qualche parte che sarebbe il perfetto candidato del PD. Inzaghi, altri vincenti. No. E stavo dicendo, non si dicono per scaramanzia, però era uno sfogo, una reazione a tante critiche, magari non sempre pulite, non sempre oneste, perché poi bisogna avere l'onestà di fare le critiche un po' obiettive, anche quando si contesta l'allenatore. Io credo che per me il problema, guardate, non è la difesa, non è... Qual è il problema? Ha un grande problema. È devastata l'ambiente Inter mentalmente da quello che è successo l'anno scorso. Ma soprattutto è devastata, perché poi c'è da dire la cosa più vera, è che hanno un'instabilità societaria che si è riversata. Certo, sui giocatori, sulla su testa tutto l'ambiente, su tutti i giocatori e sulla guida tecnica. Ora, se l'Inter crede in Inzaghi, bisogna supportarlo. Ma non con le chiacchiere, bisogna imporlo all'opinione pubblica, innanzitutto ai tuoi giocatori, come l'allenatore che rimarrà in sella l'Inter per tutto il campionato. Hanno la forza questi dirigenti di farlo? E di mantenerlo, perché farlo fino adesso, però di mantenere... Questo è un po' il problema vero. Poi gli aspetti tecnici, se risolviamo il problema a monte, se l'Inter in parte riesce a risolvere il problema ambientale, probabilmente il problema tecnico della difesa, quando tutto si tranquillizza, sarà più facile lavorare bene in allenamento e sul campo. Ma lo Skriniar che doveva partire è un problema, è rimasto Parigi in testa, certo. È un problema. Allora, Cesare, poi vengo da te Antonio. Non ti seguo tanto, perdona Paolo, su questo ragionamento, perché non vorrei che la situazione societaria, Skriniar che doveva partire, l'allenatore, l'alternanza dei portieri, l'allenatore che ha perso lo scudetto in quel modo, fossero degli alibi per i giocatori, cioè io la vedo anche da questo punto di vista. Quando tu perdi 4 partite su 8 in campionato, una su due in Champions League, non può essere un caso, anche perché se andiamo a vedere il precampionato dell'Inter era già un precampionato in cui avevamo perso delle partite.
Questa squadra è strutturata male, ha un problema enorme in porta, non mi stancherò mai di dirlo. Io sono assolutamente convinto che con qualunque altro portiere l'Inter 6 punti in più potrebbe averli, e quindi parleremmo di una squadra in difficoltà ma non in crisi, mentre oggi l'Inter è una squadra in profonda crisi, non è una squadra in difficoltà, è una squadra in crisi, lo dicono i numeri come ha detto Paolo, lo dice la storia dell'Inter. E soprattutto a me la cosa che lascia assolutamente perplesso è che non si vede un cambio di rotta. Cioè, tu hai una squadra che ha delle chiare difficoltà in difesa, portiere non ne parliamo, difficoltà a centrocampo, ma giocano sempre gli stessi, non si cambia modulo, non si cerca una via d'uscita. Oggi, scusami, oggi sabato abbiamo visto che Aslani può essere un buon giocatore. È chiaro che lo metti in una situazione di massima difficoltà e ci saranno i soloni del calcio che dicono: ah, ma se non gioca Brozovic l'Inter perde. No, dipende attenzione, che l'Inter ne ha perse 3 con Brozovic in campo, e io sono sicuro che Aslani, se non ci fosse stato l'infortunio a Brozovic, noi non l'avremmo ancora visto dal primo minuto. Sicuramente. Quindi bisognerebbe avere il coraggio di cambiare qualche senatore prima di fare tutto. Ma tu l'allenatore no, non ancora, tu vorresti che l'allenatore avesse più polso nel cambiare qualcosa. Esatto, in campo, io vorrei che la soluzione si trovasse dentro, perché come ci dicevamo prima fuori onda, l'ultima volta l'Inter perse 4 partite fu un anno in cui cambiò 3 allenatori. Francamente me lo risparmierei. Ecco. Questa girandola, Antonio. Dico Bauccio, mi passi la battuta, a portieri invertiti sareste in testa alla classifica. Io invece sono dell'idea, no, che è vero che ci sono dei problemi di costruzione di squadra, ma che nascono da quello che dice Paolo, cioè il fatto che per prima cosa la crisi dell'Inter sta nel fatto che la società ha preso in giro i tifosi, nascondendo quella che è la reale situazione della squadra. Perché se hai problemi finanziari, Skriniar lo vendi. Se non hai problemi finanziari, voglio dire, ti vai a comprare comunque quei giocatori che non hai comprato. Se è come dici tu, scusami se ti interrompo e poi mi taccio, non ne usciamo. Non ne usciamo più. E temo anch'io che sia un po' un circolo vizioso. È quello che dicevo prima. Questa non deve essere, è una situazione che c'è del reale, sono d'accordo con i miei amici milanisti, ma non deve essere una scusa per i giocatori. Se no, se non vendiamo l'Inter, non abbiamo i soldi, non possiamo giocare, abbiamo paura, c'è il mondiale, vogliamo fare i mondiali. Gli diamo tutte le scuse del mondo, arriviamo ottavi. Però c'è una gestione. Marotta, quando aspetta a vendere Skriniar, ma aspetti cosa? 60-65, se tu non hai la possibilità di supportare un rinnovo contrattuale del genere, hai bisogno di cash, lo vendi. O lo fai o non lo fai, se no. Le cose poi, alla fine poi chiaro che non è così grave che non si possa rimediare, perché vedi che anche la scelta del portiere, hai fatto riferimento al portiere, ma tu puoi avere un portiere, quanti anni ha Handanovic? 38 anni. Ti prendi un portiere che è un anno che non gioca, solo perché l'hai preso svincolato. Cioè, però attenzione, è un portiere di 26 anni, scuola Ajax, che ha più del doppio delle partite in Champions League di Handanovic. È un portiere, a mio avviso, affidabile. Certo che se non lo fai mai giocare, non lo so. È un anno che non gioca, quindi prima di farlo giocare, non è un giocatore pronto. Però l'hai sbattuto in campo col Bayern e ha dimostrato. È stato preso a pallate, ma ha parato il parabile. No, non mi puoi dire. Va bene, certo. Perdonami, non mi puoi dire che non è un giocatore pronto. È titolare nel Camerun, che ha portato i mondiali grazie alle sue parate, e quindi farà i mondiali, a differenza del nostro che non può fare nessun tipo di competizione internazionale. È un giocatore che è vero viene da una lunga squalifica, ma è di scuola Ajax e ha 26 anni, non ha giocato un anno poi è stato squalificato 2, ne ha giocati 5 o 6, poi ha avuto una squalifica di un anno e comunque in nazionale ha giocato. Oggi dire che Onana non è un giocatore pronto, no, quando l'hai preso, lui dice quando l'hai preso, era un po' un'incognita. Alla fine leggi il comportamento di Inzaghi, perché non lo fa giocare? Non lo fa giocare perché lui pensa che non sia un giocatore pronto. Dici questo perché lui non può non farlo giocare. Cioè, vediamo, lo scopriamo. Quanto anche Inzaghi se non viene rafforzata la posizione di Inzaghi come guida tecnica sicura per tutta la stagione, l'Inter si porterà dietro questo fardello di problemi.
è sicuro questo. Ti posso chiaramente, allora come la puoi rafforzare? Più che dire che rimane. Dicendo, no, devi dirlo e convincere i ragazzi. Che quello è loro allenatore. Te lo tieni, quest'anno va così. E punto. Anche perché molti di però loro... ti faccio una domanda. Non devi dare spazio ragazzi, al pensiero che possa essere. Sono d'accordo e voglio il parere dei miei due amici milanisti che stimo come appassionati di calcio quanto e più di me. Vi faccio una domanda molto semplice, perché poi il calcio, questi sono bei discorsi, ma poi andiamo ai risultati. A mio avviso domani è una sconfitta annunciata, però col Barcellona puoi anche perdere. Se poi perdi col Barcellona e perdi col Sassuolo, mi dite come si può difendere Inzaghi? Si fa fatica? Io è questo che dico, io sono d'accordo con voi e con Giovanna, ma ragazzi, ma qui abbiamo preso una china che secondo me potrebbe essere irreversibile, e soprattutto, mi ripeto, non vedo un cambio di rotta, giocano sempre gli stessi, a meno che non ci siano degli infortuni, vedi Brozovic, Aslani, lo schema è sempre lo stesso, come hai detto giustamente tu, l'Inter ha giocato un buon primo tempo e poi alla prima difficoltà, subito il gol dell'1-1, la squadra si scioglie, l'abbiamo visto la scorso, sono sempre i soliti errori. È una questione continua di ma la testa la deve mettere l'allenatore, cioè ma io sono d'accordo, è calmo, e lui è io sono d'accordo con voi, ma quando tu vedi una ripetizione degli errori continua, gli stessi giocatori che continuano a fare gli stessi errori, l'allenatore che non cambia e non fa mai entrare qualche nuovo giocatore, ribadisco, Aslani era uno che potevamo vedere senza bisogno dell'infortunio di Brozovic, e i risultati sono questi, lo puoi continuare a dire di confermare, ma secondo me hai preso una china irreversibile. O Inzaghi, e qui deve essere lui, trova in sé e nello spogliatoio la forza di cambiare l'inerzia di questa stagione, o ma secondo noi, me oppure, prego Antonio, si stava dicendo, nessuno di noi, almeno personalmente, difendiamo Inzaghi, no, stiamo ma... dicendo che la società e comunque i giocatori sono vittima di questa situazione psicologica che è condizionata dal fatto che hai voluto fare la Lazio di Cragnotti invece sei il Conte Mascetti per la situazione economica in cui ma siamo d'accordo fare. Però in questo caso bisogna andare se Inzaghi perde col Barcellona, che però ci sta. Perdesse anche col Sassuolo, è un problema di Inzaghi, però la società comunque o con Inzaghi o con un allenatore ha comunque la base per poter fare un campionato decente, uscisse dalla Champions, che era, lasciami dire anche con Lukaku c'era una grande percentuale che assolutamente che d'accordo, perché il girone è di ferro, assolutamente però avrebbe d'accordo avuto tutto un campionato con una squadra comunque che almeno negli 11 è competitiva. Cioè, se poi l'allenatore sono assolutamente d'accordo. Però io credo veramente che il discorso che debba parlare chiaro anche la società nel dire ragazzi, nel 2024 quando non pagherò i debiti che vado ad aumentare, perché anche questi 120 milioni che metto dentro sono del prestito che mi è stato fatto, nel 2024 sarete di chi non so, insomma sarete in vendita, oppure parlare chiaro al contrario, dire non vi preoccupate perché io, mio padre, mio zio e tutta la mia famiglia abbiamo intenzione, ma questo non può dirlo, di continuare a investire nell'Inter, qui c'è una precarietà che il tifoso vive. E poi ci sono degli acquisti, voi mi parlate di Lukaku giustamente che è mancato e forse anche con la sua presenza questo girone di ferro non sarebbe stato superato, poi non è ancora detto, ma Lukaku è stato un acquisto intelligente dopo un anno di inattività, una fisicità importante come la sua, ma che vengono tutti in Italia a svernare, e Pogba e Origi e Lukaku. È stato un all-in, nel senso che è tutto su di lui, sperando che come ma è rischioso. E infatti si è fatto male e ne ha pagato le conseguenze. Però attenzione, ricordiamoci. Grazie. Cioè il povero Inzaghi adesso voglio andiamo un attimo a ricostruire la storia. Dybala non di l'hai preso colpevolmente. Sì. Però andiamo un attimo a ricostruire. Lukaku non era nei piani dell'Inter. Poi si crea una situazione in cui lui rilascia una famosa intervista dice che vuole tornare. E tutti noi, giornalisti, opinionisti, semplici tifosi, diciamo è impossibile con quell'ingaggio. No, diciamo non lo rivoglio, perché se te ne sei andato via dicendo che il Chelsea era E sembrava un'operazione economicamente fuori dalla portata dell'Inter. Poi si sono create le condizioni,
ti arriva un giocatore che obiettivamente non 5 anni fa, ma un anno e mezzo fa ti ha fatto vincere il campionato, cosa fai? Non lo prendi? Cioè criticare la mossa non Lukaku? Non lo prende. Però Giovanna, io ero molto felice quando arrivai. Ma se per la fine per pigliare lui devi poi prendere uno svincolato come Mkhitaryan, devi pigliare un giovane che comunque non era... Aslani, che diventerà un grandissimo giocatore, ha tutte le caratteristiche per diventarlo, non era il Tonali quando ha preso il Milan, che è stato un anno comunque in panchina. Quindi hai comunque venduto due giocatori come Vidal e Sanchez, che erano due flacci che magari alla sera uscivano, ma erano di una caratura diversa dai giocatori. Sì, però erano decisamente sul viale del tramonto, però, e avevano degli ingaggi molto alti. Ti faccio una domanda, e invece che Gagliardini entra Vidal, seppur che ha fatto la serata, non è meglio? Cioè molto meglio, alla fine perdi, per avere Lukaku, perdi la possibilità costa Lukaku, cioè ingaggio. Vendi Skriniar e ti prendi Kim, quello del Napoli, che hai pagato 25 milioni e piglia 2 milioni e mezzo l'anno. Invece Skriniar o lo vendi o lo devi tenere a 6 milioni, ma può una squadra come l'Inter dar 6 milioni? Un difensore non può, infatti non glieli darà. È collegato alla fine. Lukaku è stata una fessia che hai preso in giro. Se posso permettermi, io tornerei un attimo sul discorso tecnico. Aspetta, fammi sentire cosa ne pensa Paolo, poi ritorno da te, Cesare, su questo discorso Lukaku, che magari ci dà una chiave di lettura. Io penso che invece l'Inter è la squadra dell'anno scorso, tranne Perisic che è una grossa perdita, tranne Vidal e Sanchez, e con un Lukaku in più. È un po' più debole, ma non tanto così più debole da non competere per il campionato. Io ritengo assolutamente che possa, abbia le carte in regola, almeno sull'11, come diceva giustamente Tony, che va in campo, un 11 titolare, di essere all'altezza delle migliori del campionato. Se quindi questa Inter, che ha mantenuto la stessa guida tecnica, ha gli stessi dirigenti, ha 4 sconfitte in 8 partite, torno ed insisto, c'è un problema che è di caratura diverso, molto più ampio. E non basta Skriniar e Handanovic a spiegare questo malefatte di queste 8 giornate, dove giochi, parti anche bene, talvolta parecchio bene, e poi ti dissolvi prima incertezza, al primo gol che prendi. C'è un altro problema. Tanti momenti di vuoto, tantissimi. Comunque, ma ha avuto, scusate, 20 minuti di vuoto, però ripetiamo anche qui un errore dell'anno scorso: il famoso derby, che è la madre di tutti i mali dell'Inter, di Giroud. L'Inter lo domina per 70 minuti. È vero. È passato un anno e lì siamo rimasti. È quello che dicevo io. Se spostiamo un attimo, sono d'accordo con voi che c'è un problema mentale, un problema quando non c'è una proprietà. Però andiamo un attimo sul campo, perché se no chiudiamo il discorso, perché l'Inter non viene comprata, non cambiamo l'allenatore e io volevo dire un'altra si va alla deriva. Semplicemente, proprio riagganciandomi a quello che stai dicendo tu, che trovo assurdo che ancora si parli del derby l'anno scorso. Io ne posso parlare, ma per scherzarmi. Ma se ne parlate anche voi, e voi avete un problema. No, Paolo, ne parlo perché vedo gli stessi errori. Ma sì, perché ma la partita c'è l'errore che ha detto Inzaghi, hai sbagliato tu, e poi ce l'ha detto la stampa. Voglio dire, e questo è il problema. Però evidentemente è rimasto un tarlo. L'Inter delle 4 sconfitte, tre le ha prese andando in vantaggio, ragazzi. L'Inter va in vantaggio, subisce il gol dell'1-1 ed è finita la partita. Ma è una grande società. Ma io ho il terrore di andare in vantaggio. È una grande società, un grande ambiente, non può non superare lo shock del febbraio del 2022. Ma certo. Non è un grande ambiente. Non hai l'allenatore, Mourinho, alla Conte, che riesce a fare ambiente società tutto. Bravissimo. Perdonatemi, sono io il primo ad ammettere le mie colpe. Non ci sono neanche dei grandi giocatori nell'Inter. Ci sono dei buoni giocatori. Beh, Brozovic. Ma non sono dei leader, Giovanna. Non c'è un leader che si assume la responsabilità e che nei momenti di difficoltà tranquillizza la squadra. E lo vediamo. Barella sembra uscito da un manicomio, è sempre nervoso, arrabbiato, è sempre nervoso. Lo vedi giocare nel primo tempo, fa quella splendida azione sul gol in cui ci mette, fa l'assist, poi perde la palla e prendiamo il gol dell'1-1, ma diciamo che non è solo colpa sua. Che fa il no Luca 120 e poi c'è un portiere che qualunque tiro in porta è gol.
ma nel secondo tempo da un giocatore come Barella mi aspetto una reazione diversa. Certo. Ma certo, ma scusatemi. Assolutamente d'accordo. Allora, quello che ho visto sono dei grandi giocatori questi qui. Io comincio ad avere qualche dubbio. Sono dei giocatori, come hai accennato tu Giovanna, giustamente, che probabilmente presi a 1-1 con un allenatore che gli sta addosso, che gli dice esattamente cosa fare, diventano dei buoni giocatori. Con un allenatore che ti lascia un po' libero di fare quello che vuoi, tra virgolette, come Inzaghi, mostrano tutti i loro limiti e quindi non sono ci i grandi giocatori. Ci vuole sergente di ferro, vuole sergente di ferro, ma non sono dei grandi giocatori. Torniamo al discorso tecnico, ma vi pare possibile che noi abbiamo un portiere che al primo tiro in porta prende gol sempre allora, e che non viene messo ragazzi, mai in discussione? Dybala tanta roba, perché quel tiro al volo solo certi col piede fino lo riescono a mettere a segno. Però ragazzi, ma non si le può. Mani si spostano. Ma dai, ma io non ho mai palla. Visto il Serie A portiere che possibile. Si sposta. Lui, ho letto oggi, perché non poi sono possibile. Andato. Lui è alto 1,92 m, il tiro di Dybala è a 1,60 m. Come fa a entrare in porta con la palla? Ma dai, gli tira addosso. Quando l'avvocato mi dovrebbe dire: non ho più altre domande, vostro onore, perché se noi non possiamo essere. No, la domanda però te la ma faccio. Ma no, perché lì. Poi cioè, perché bene. Poi voi mi dite. Il primo gol, ma il secondo gol. Su quella punizione che secondo me è di facile lettura, perché oggi chi calcia sulle tre quarti di destra mette sempre la palla sul secondo, palo lungo, giustissimo, perché questo è 8 volte su 10. Ma come mai invece saltano in tre, prendono il tempo, arriva Smalling che è l'unica cosa da sa fare, pigra mentalmente, oh. Sì, mentalmente pigra. C'è un però, problema di sistema difensivo in quel momento, giusto, la squadra è pigra mentalmente, chi è che deve risolvere, io te parlandone qua o l'allenatore? No, ma vedi che stiamo dicendo la stessa cosa, che l'allenatore comunque io quello sistema, io purtroppo e ribadisco problemi, certo. Sono assolutamente contrario ai cambi d'allenatore e ho citato il precedente di Gasperini perché la stagione purtroppo sembra avviata in quella direzione, ma ribadisco e chiedo anche agli amici a casa. Ma se noi perdiamo domani col Barcellona, che è una sconfitta che è abbastanza scritta nelle stelle, e poi perdessimo a Sassuolo, posso aggiungere la tua domanda? Come lo fai a difendere? Quella di Fernando, vabbè, che sì, dice sì, due cose, sì. No? Il campionato sì. È quello di quest'anno, ha ragione il tifoso del Milan, ma chiede anche, ok, ma chi metteremmo, chi mettereste? Cioè, perché c'è una società e questa che è una bella ha anche domanda. Problema di liquidità, sì, quindi però, cosa va a pagarti Inzaghi, a prendere chi? Se in mi permetto, momento? Cioè, devi dare comunque la chance a Inzaghi di correggere, perché facendo l'esempio suo, se perdi col Barcellona come ci sta, ma vinci bene col Sassuolo, a questo punto ma vinci, ma vinci punto, non mi interessa capito, vincere ma, bene in una situazione no, così ribalta, vinco no? 1-0 no. Con un gol di mano all'ultimo vinci, minuto diciamo, 1-0 no, perché il gol si ribalta davanti a te, hai un campionato lunghissimo in cui sì quindi, però ma chi ci metto? Tu hai in mente un nome, non è no. Una cosa no, no, Giovanna no. Paolo è libero, no, che no. Sarebbe un'ottima no. Gi- l'uomo più esonerato, no. Povero Giampaolo, che poi no, mi dispiace. Ci ho provato. Ranieri, il ritorno no, di Ranieri. No, 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 metti un traghettatore, un'anima Inter, come arrivi sta? Ottavo col traghettatore. E invece con Inzaghi, secondo no, te? No, si riprende. Guardate, è questa è la mia la stagione, ci sarà un periodo che è fondamentale, torno a dire quello che ho detto in passato. I primi di novembre ci sospendiamo per 2 mesi, poi sì. Vedremo un altro film con un mercato altro campionato. Di mezzo tra sì, l'altro. Però, sì, però Paolo, non devi perdere partite. Troppo. Ma che sette non partite, devi perdere Paolo. Troppo terreno. Non ne manca due, perché tu è vero, se mi dici ok, mancano un paio di partite, ne pareggi una così e poi vediamo, fanniamo. Sono d'accordo. Manca sette partite. Tutto, se su però. Sette ne perdi sette partite, perdonami. In cui tra l'altro l'Inter va a Torino e va a Bergamo, va bene. Che sono due partite. Però anche Milan e Juve devono incontrarsi, cioè no, che ma punto io, lo perderanno? No, penso. Ma allora, no, no, parliamo capito, dell'Inter, non della corsa degli altri, no, perché... No. Adesso per discutere anche di altre cose, ma a parte diciamo la sofferenza con l'Udinese, ma nel corso del derby,
e nel corso della partita con la Roma l'Inter non è stata messa sotto, ma è ancora più grave. Quindi, no, ma cioè, secondo me è un aggravante. No, cioè, tu dici va a Bergamo, cioè ok, può perdere perché non sa gestire la partita, ti dico, va a Bergamo come, come sfavorita, no? Va, ma lui preferirebbe giocare un po' come la Juve ieri sera, sì, o comunque allora come il Milan che non molla, che ti dà sempre quel senso di squadra. Io sono un risultatista, l'ho sempre detto, mi piace il bel calcio, ma magari se voglio vedere il bel calcio mi guardo Manchester City, Manchester United, non Inter Roma, scusa. Milan, no, il Milan non lo guarda. Non riesce a dire, ormai sì. No, no, accetto la battuta, ma non lo guardo. Però ribadisco, questa è una situazione in cui o c'è un'inversione di tendenza che non deve essere solo nei risultati, deve essere negli uomini e negli schemi. Tu parli sempre del Milan, devo dire che Pioli in quest'anno e mezzo, due, l'avevamo già detto e mi ripeto, ha fatto un salto di qualità notevole come allenatore, ha risolto situazioni molto più intricate di quelle in cui è all'Inter adesso, con infortuni a ripetizione. Però alla base c'è questa mentalità della società di dire ti arrangi con quello che c'hai e tutti danno il massimo. La scelta di Kalulu al posto del fortunato Kier è fondamentale. Io ricordo Leao che non so in quale occasione guardava il suo uomo crossare, fare gol all'avversario, ma è indolente. Adesso Leao lo non segue, esce più al primo tempo, esce all'80esimo, vuol dire che alla fine è uno che è di ma testa. Ma lì ha contribuito tanto Ibra a insegnare come Ibra, si sta al Milan, capisce? È una mentalità, sì, dove Ibra è stato fondamentale, è stato... No? Sì, sono e d'accordo, non ha questo testimone, no, che però... viene... Capito, scusate, raccontato. Io non capisco e ve lo chiedo. Il vostro ragionamento dice deve partire dalla società. Posso essere d'accordo? E se non parte dalla società, perché la società niente, non la c'è? Società dice una parola fine a tutte queste voci, non vi preoccupate, si venderà l'Inter, adesso si va avanti così, recente, sono a 10, forza, lavorate, pancia a terra. Questo deve ma deve parlare Zhang, no che hanno messo Steven, con tutto il rispetto che posso avere, Zhang, ma sono o devi dare a Marotta l'autorità. Ma Zhang in 4 anni ha detto forza Ida. Ma è un problema, capisci che è un problema. Barella sarà sempre più nervosetto, farà sempre di più il protagonista in negativo in campo, perché non c'è nessuno che poi lo appenda al muro. Ibrahimovic è stato un grande esempio, perché un giocatore ha bisogno o della società, no, quando entrava Gagliani negli spogliatoi, o del giocatore maturo che lo appenda al muro virtualmente. Nell'Inter non c'è né l'uno e né l'altro. No, ma un giocatore che abbia una carriera che parla per sé, perché Ibrahimovic ha l'autorità per dire a Leao, a Teo, svegliati, a chi volete voi, e li appende al muro. All'Inter chi c'è che ha questa appunto autorità? Andanovic? Sono tutti appendibili. No. La società che a volte... Poi ma la società prendere, non c'è. Non c'è. Io per esempio vedo Acerbi, che secondo me sta avendo un ottimo rendimento e questo mi fa piacere. Un giocatore non eccelso, ma un giocatore che ha sempre fatto il suo storicamente. Si sta comportando bene all'Inter nel pacchetto difensivo, dopo Di Marco. Molto bene. Un rendimento eccezionale, sta facendo certamente meglio di Bastoni e di Skriniar, lo vedo sicuro, incazzoso, anche lui un po' nervoso, perché l'ho visto mandarsi a quel paese, che significa che c'è un problema tra di loro, perché tendenzialmente si mandano al primo errore, ogni si mandano a quel paese, non va bene, ma lo vedo molto sul pezzo. Quindi questo per esempio è un giocatore che ha voluto Inzaghi, bisogna dargli merito, ha insistito, è arrivato. Sì, vediamolo sulla lungo, perché anche Correa l'ha voluto Inzaghi, fece due gol con l'Udinese. Però lui il suo poi l'ha sempre fatto, Correa un po' meno. Questo ragazzo no, Acerbi è una garanzia fatto da quel punto di vista. Tant'è che insomma, è praticamente titolare adesso. Quindi col rendimento che hanno. Molto meglio di Inderai che ha le valigie pronte, voglio dire. Gioca lui, gioca uno. Allora ragazzi, qua ci chiedono, giustamente Sandro, dice ma questo soffio, diciamo, questo spiffero dallo spogliatoio di un qualcosa successo durante l'allenamento, lo voglio sapere Sandro. Allora Sandro, ognuno ha le sue fonti e sai che le fonti sono segrete, no? A me è stato detto, quindi piglialo con beneficio di inventario, nel senso che non ero presente e non posso confermarlo, però una fonte che mi aveva già dato notizie poi confermate, che la scorsa settimana, durante l'allenamento, Dumfries, che fra l'altro è anche uno di quelli che vediamo è abbastanza in fase calante, non si allena bene, probabilmente è mente il mondiale, non lo so, si allenava con scarsa voglia, Andanovic lo riprende,
lo riprende davanti a tutti e ci sta che il capitano faccia questo tipo di intervento. Dumfries se ne frega e allora Handanovic, sempre con fare autoritario, rivolgendosi a Inzaghi davanti a tutti, gli dice: ma tu che fai l'allenatore non gli dici niente? Più o meno le parole sono queste. Se questa è la situazione, è una situazione, ribadisco, prendetela con beneficio di inventario, uno spiffero che mi viene riportato da Appiano Gentile, in cui effettivamente l'allenatore non dà l'idea di avere il polso della situazione, a conferma di quello che anche dicevano i miei amici milanisti, per cui c'è una mancanza di collegamento tra società allenatore. Qui anche Riccardo Ferri, che è stato preso due tre mesi fa, è il migliore che potesse, e però non si sente mai in una situazione del genere. Ma è difficile, cioè, da gestire quando tu non hai, non è che è una a chi comunicare, cioè il filo si interrompe, c'hai, capisci? Zanetti, c'hai Ferri, allenatore, c'è no, beh, Zanetti è vicepresidente, sì, però cioè, è una figura che, diciamo, può compattare il gruppo in un certo momento, no? Cioè, questa è una cosa, però che Ferri è stato preso proprio per fare da collegamento fra squadra ti domando, se ci fosse stato Ancelotti non avrebbe ripreso Dumfries, avrebbe fatto probabilmente un atteggiamento diverso, quindi ci sono allenatori che hanno nelle corde quello di essere severi e altri che no, però, le corde, ma che venga rimproverato l'allenatore da un giocatore, questa è la cosa grave. Poi oltretutto non un giocatore che per cui l'allenatore quasi si sta spendendo troppo questo oltretutto dimostra che uno dei problemi che dicevamo prima, che è quello del portiere, se Handanovic, come mi dicono, ha questo potere, giusto o sbagliato, l'abbiamo che capito che ce l'ha all'interno dello spogliatoio, diventerà molto difficile, ma diventerà molto difficile metterlo in panchina. E tu cosa fai? Vai avanti così e torniamo al discorso di allora, prima. Finiamo il giro Inter con la domanda: è vero che è la punta dell'iceberg, ma secondo me è un problema dal quale poi a cascata ne derivano altri, perché anche sapere all'interno dello spogliatoio che c'è un giocatore che non solo è capitano, ma un capitano che decide, che ha potere sull'allenatore, non è sana come situazione. O sei Ibrahimovic o crei, secondo me, qualche attrito. Handanovic andrebbe messo, cioè questo cambiare il portiere in base alla partita, alla musichetta, Champions, campionato, non lo fa nessuno. È salutare, funzionare alla causa? È un errore, perché è un errore, ma secondo me se Onana non è titolare dalla prima giornata, significa che non è un giocatore, dal punto di vista dell'allenatore, affidabile, perché il portiere è un ruolo molto delicato. Quindi non lo fa per timore reverenziale nei confronti di Andrea. Non credo che ci possa essere nello spogliatoio un giocatore che imponga di giocare in una squadra, una società come l'Inter, che ha avuto Conte, che comunque ha nei suoi dirigenti di esperienza come Marotta. Non credo che lasci vivere la squadra in questa anarchia. Ci sarà magari una frattura legata al fatto che la squadra non gioca bene, ma insisto, però Antonio, adesso che tu hai visto, io posso essere d'accordo, all'inizio tu ti affidi ad Handanovic perché non hai certezze su Onana, ma adesso che hai visto che affidarsi ad Handanovic è un arachiri sicuro, Onana l'hai buttato in campo in una delle partite più difficili e comunque ha tenuto botta, ha rifatto una prestazione buona, è un portiere che ha dimostrato che è tornato, anche se ha avuto questo... Ma caspita, adesso però non hai la giustificazione, adesso il peggiore è Handanovic. Entrasse perché è un allenatore da papere, Onana. Cioè, ho capito, perché Donnarumma, scusatto, adesso che gioca con frequenza nel Paris, ragazzi, se Germain gioca bene. Qualche errore. E quante papere ha fatto? Che si è giocato anche Onana, quindi... Ma no. Chi non ma allora così... Torniamo al discorso prima, non cambiamo nessuno e andiamo avanti. Va valutato il rendimento, cioè se il rendimento di questo portiere è ritenuto insufficiente, è giusto che l'allenatore faccia una scelta diversa. Probabilmente non ritiene, come diceva Tony, Onana così affidabile, però è arrivato forse il momento di cambiare. Io posso dirti, Paolo, non credo che abbiamo preso il secondo portiere non avendo già deciso che avrei fatto titolare Handanovic. Poi sta giocando meno bene di quello che si aspettava, però... La scelta è che Onana fosse secondo di Handanovic, se no avrebbe giocato la prima domenica. Sicuramente è così. Sicuramente è così. Quindi se non l'hanno preso per fare il primo, la domanda è: non è anche quello l'ennesimo errore di mercato? Allora, di fare sempre sono d'accordo con te. In realtà i fenomeni non lo sono. Però è stato, vi ricordate che in una delle primissime interviste che mi lasciò basito di Inzaghi
alla vigilia di questa stagione lui si premurò di dire che il titolare era Handanovic. Allora tu prendi, e torniamo al discorso, un portiere di 26 anni che paghi 3 milioni per tenerlo in panchina, per far giocare un 38enne che non ha futuro e che... Guardate, fa una papera dietro l'altra, ecco. Cioè una papera, no, non è tanto la degli papera. Errori, degli errori. Degli errori dovuti al fatto degli che errori non gravi. I riflessi. Degli errori gravi. Il pannolone, quindi magari non riesce bene. Degli errori gravi, secondo me. Purtroppo toglie a un portiere, insomma, anche a un portiere. E vi dico che purtroppo, perché poi la gente l'ha difeso. Adesso lo difenderanno meno. Si arriverà al punto, temo, che se Inzaghi non decide di cambiarlo, ci sarà una partita a San Siro in cui lui farà l'ennesimo errore, per non dire, e a quel punto... Ma ragazzi, infatti pare che... Qua. Cioè il Milan c'ha Maldini... Sì, ho capito, però, sì, cioè, però io non penso che Maldini vada da Pioli a dirgli fai giocare questo o quest'altro. No, è una cosa che non, è una cosa che tra virgolette non si fa. No, però per sua ammissione discutono molto in maniera accesa. Dice che lui ma ha dichiarato giusto. Che per Pioli, esempio, Pioli, sotto l'aspetto tecnico, è un sanguigno. Quindi sono incazzosi nelle loro discussioni. C'è non un va confronto. Tutto, non va tutto regolare, voglio dire. No, qua ragazzi, sentiamo. Io vorrei chiudere anche con una nota lieta. Sì. Un interista che guarda l'Inter, insomma, con gli occhi anche del trovare il lato positivo. Fa un raffronto Inzaghi-Allegri e dice: sono entrambi da circa 15 mesi sulla panchina di Inter e Juventus. Uno ha vinto comunque due trofei, Supercoppa Italiana Europea. Non ha avuto mercato, Aslani, Mkhitaryan, Bellanova, Acerbi, Lukaku in prestito non sono colpi di chi vuol vincere, con una proprietà assente che è in vendita da almeno 2 anni. Allegri, allenatore più pagato della Serie A, ha 0 scontri diretti vinti in 1 anno e mezzo, 0 trofei con un mercato sontuoso, spesi circa 200 milioni, eppure la stampa preferisce attaccare solo il povero Inzaghi. Prostituzione intellettuale? Non è vero, non è vero che attacca solo Inzaghi, mi permetto Allegri. Di sentire, perché Allegri è sulla graticola, ma cosacciare dallo stesso ambiente Juve, dalla società e tifosi è assolutamente sulla graticola, quindi non viene molto e accesamente criticato, quindi non è assolutamente vero. È vero che su Inzaghi si sta, secondo me, eccessivamente puntando contro, comunque insomma sì. Si esagera un po', perché lui ha problemi più grossi della Juve e ce li ha dietro. La Juve non ha, Allegri non ha quei problemi. Inzaghi c'ha quei problemi lì invece. Guarda, ho questa impressione che se chiedessero a Marotti dare una risposta, dire preferisco non parlare, perché anche Marotta non è d'accordo è con il suo presidente. Quindi questa difficoltà dell'Inter, sì, alla fine è un colpo alla, veramente alla... Però c'era anche l'anno scorso. Però c'era anche l'anno scorso. L'anno scorso ha buttato via uno scudetto. Sì, però fai comunque 84 punti e vinci 2 trofei, come diceva l'amico a casa. Quest'anno mi sembra che le differenze tra l'Inter dell'anno scorso e l'Inter di quest'anno, come dicevi giustamente tu, non è che quest'anno la squadra però, sia più debole. Però, l'ascoltatore, insomma, adesso magari hai fatto una campagna acquisti che non è meritevole. Diciamo che lui ha fatto riferimento alla stampa, in realtà è la società, la Juve, non ti dà l'idea che la Juve abbia problemi in campo, ti dà l'idea che sia il problema sia Allegri, cioè tutta la giornata. Sì. Pensate a Dani, cosa... Invece in questo caso la società assente, tutto colpa ai tifosi, tutto colpa di Inzaghi, addirittura non ha neanche il coraggio di affrontare un portiere di 38 anni. Questo storytelling del fatto che sia Inzaghi è perché la società non si prende la briga di mettersi in prima fila, perché non sono d'accordo con il loro presidente. Perché comunque la è sicuramente una lettura. Il presidente è, cioè, ragazzi, la presidente non c'è, ragazzi. Certo. Quindi alla fine questa mancanza di front line rende l'allenatore un ma anche più debole che agli occhi di quello che è anche agli occhi dei tifosi, più attaccabile, più colpevole. No, non è Conte, non è Trappattoni, non è. Ricordiamoci quello che dicevamo di Inzaghi, che comunque dice: ah, finalmente, anzi, meglio di Conte, perché vince e fa anche vedere qualcosa di buono in campo, e quello scudetto lì ce l'aveva quasi in tasca, quindi non è che giocava bene e perdeva.
Io gli darei, sì, chiuderei con questa nota, gli, insomma, di dare un po' di tempo, però certo, tempo, come dice Paolo, se non lo spendi prendendo qualche decisione importante è tempo. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. Intanto io cambierei argomento e andrei un po' in casa Milan, come sempre parto col sorriso, poi qualche affondo ve lo faccio lo stesso, però partiamo da Leao, Leao Croce d'Elizia, Leao che per 60 minuti, 70, tu sei lì, io lo guardavo e dicevo ecco, a me non è mai piaciuto, poi ritorno nei miei cavalli di battaglia, non sono mai stata un'estimatrice, avulso, pigro, papà non segna, non può sbagliare quei gol, di chi de là, poi dopo inventa, crea, segna. È un giocatore che ha dei colpi eccezionali, che ancora non ha nella costanza di rendimento la sua caratteristica migliore, è giovane, destinato però a migliorare se la testa lo accompagna, cioè se l'accompagna significa che la testa deve crescere, se cresce questo, questo è un giocatore che sarà un crack, lo è già in parte per il campionato italiano, lo diventerà a livello internazionale. Ha sbagliato un gol clamoroso, questo sì. Un gol che un giocatore che vuol ambire a essere uno dei migliori non deve sbagliare quasi mai. Parlo del primo tempo sul passaggio sulla giocata di De Ketelaere, lui fa un errore secondo me piuttosto marchiano per il suo livello, voglio dire, no? Non è Salamaker che sbaglia cose anche più facili, lui è lui e dovrebbe far meglio in quelle circostanze, avere più freddezza nel calcio in porta o essere più convinto quando va sul pallone in quella circostanza. Però poi il finale ti fa quelle due giocate, una, vabbè, al di là della polemica dei 10 metri o no, chi ha giocato un po' a calcio sa che non è mai un problema il fallo laterale dove lo vai a battere, tant'è che non costituisce neanche in prima categoria in promozione, non interviene l'arbitro, è il giocatore che dice posso battere, esatto. Pensate. Funziona però così. Io ho visto anche per ripetere perché la distanza ma è l'arbitro che certo, decide l'arbitro. No, non ascolta nessuno, ha detto bene, dice io non ascolta nessuno, io ho rubato 8 metri va bene, però se l'arbitro il problema è la difesa dell'avversario che si fa cogliere impreparata, lì fa una giocata con anche un pizzico di fortuna perché la palla gli rimpalla, cioè una giocata molto bella nell'intenzione aiutata da un po' di fortuna sul gol di Rebic, onestamente parlando. Poi fa lo strappo nel finale. Quella è tanta roba, quella la vedi in un altro sport, perché quello si fa 60 metri. Con la palla al piede e riesce a averla. E poi i giocatori che gli vanno dietro e fai anche lo scalino, voglio dire, no? Il nuovo Leao è che non gioca più un tempo scarso, gioca 80 minuti. E certo. E ci sta che magari faccia fatica a entrare subito nella testa della partita, ma perché alla fine un giocatore così, con quella velocità, su una difesa stanca, è devastante. Ricordiamoci l'ultima parte del campionato lo scorso anno, no? Anche non so, a Roma con la Lazio, le sue accelerate e improvvise, è un tipo di giocatore che se lui giocasse come nell'azione del terzo gol sarebbe un mostro. Cioè, ma no, giocherebbe nel City, lo dico per voi. No, non ci giocherà, dovremmo venderlo. No, vedi che Antonio allora, non è Bastoni o Barella che sembrava due anni fa che ma poi sono ruoli diversi, lui incide di più perché è uno che segna. Leao, se va è uno così, che segna Leao. Dovremmo venderlo subito, ma quando, a meno che non diventiamo una squadra che fattura 600 milioni come squadra inglese. E al momento non lo siamo. Non si può fare. Arriviamo a Leao, al rinnovo, perché ne abbiamo parlato lunedì scorso e poi è venuto fuori insomma il bubone e lo abbiamo letto e ascoltato un po' ovunque. C'è questo spinoso problema del rinnovo, perché se c'è per Skriniar c'è anche per Leao. Comunque Leao rimane a 1,5 milioni, cioè è ancora privo di rinnovo contrattuale, no? Quindi ovviamente ha due procuratori, uno dei quali è Mendes, quindi credo che insomma la situazione verrà stabilita già a gennaio, no? Non si va avanti così. Ora, il rinnovo contrattuale di Leao, il Milan potrebbe, lui chiede 8-9, il Milan potrebbe arrivare a 7, pur sforando il tetto di ingaggi, ma per Leao lo farebbe. Il problema è quei famosi 15 più 4 di interessi, 19 milioni che Leao deve allo Sporting, che Leao alla sua futura squadra, qualsivoglia squadra, chiede di mettere, insomma, quindi non vuole tirarli fuori lui e né contribuire. Quindi al Milan costerebbe 7 per tot più 20. Più 20 una mini recompra, certo, una... se lo compra il Chelsea, cioè ci sono squadre, Chelsea, Manchester, che magari non hanno problemi, no, a mettere sul piatto 10 milioni a lui e 20. Cosa succederà a gennaio? Leao avrà la maglia rossonera o no? Io credo che le cose che vengono preparate, ossia
sia Kessié che Donnarumma avevano messo in bilancio che non avrebbero rinnovato, perché comunque il risparmio che hanno avuto a non rinnovare non, cioè non è che è andato via zero, è andato via zero, è vero, ma è risparmiato l'ingaggio che eri obbligato a dargli rinnovando. Quindi nel caso di Leao è un po' diverso, proprio perché non scade l'anno prossimo. 2024. Esatto, fa 2 anni. Sicuramente staranno cercando di capire qual è il modo per lasciarlo andare, e prima o poi lo lasciano andare, prendendo qualcosa. Quindi offriranno il massimo, come sempre, che il Milan è disposto a pagare per un giocatore, e se lui chiede di più troveranno la formula per in qualche modo avere una ricompensa, diciamo così. Cioè, ma tu dici, scusami, un rinnovo a tempo per poterlo vendere poi diciamo meglio a giugno? L'esperienza di Kessié diciamo, non è paragonabile a questo caso qua. In quel caso lì avrebbero offerto massimo, non so, 5 milioni, non avrebbero mai offerto un rinnovo a 7 milioni. Nel caso di Leao, secondo me, con la scadenza lunga troveranno un modo o di fare un rinnovo e poi di venderlo con qualche modo, perché comunque non saremo in grado di pareggiare l'offerta che gli offrirà un top club. Però attenzione, con il mondiale alle porte, se per caso Leao fa un super mondiale, è già un giocatore da 5 milioni. Sì, però, no? Sì, però tu mi insegni che nell'anno del mondiale il mondiale sposta un po' le valutazioni dei giocatori, perché è comunque una manifestazione. Però potrebbe solo capitare se andasse male, ma è già un giocatore da, no, per l'età che ha, da ma secondo me è peggio. Se va male rimane su quelle valutazioni da 8-9 l'anno, se va bene 8 milioni l'anno. Sì, ma il problema è che se va bene fa 3-4 gol diventa un giocatore che può chiedere 12 o rinnova a fine stagione oppure rinnova e a che condizione rinnova. Stanno però preparando questa uscita, sì, ecco, sì. A gennaio ci sarà, si faranno sicuramente trovare, sì, anche perché siamo dopo il mondiale, quindi la valutazione. Io però non ripeto, io non cioè, poi c'è un messaggio su Leao. Io non mi dispero per niente. Se anche dovessero venderlo, no, non mi dispero. È un grande giocatore, sarà stato un piacere averlo avuto in questi anni. Io ho sposato in questi 2 anni e mezzo la filosofia della società, nel senso che mi ritrovo anche nelle mie radici, perché io sono abituato a Gianni Rivera, ma poi a 10 corridori. Non sono abituato a... Poi è arrivato il grande Milan, ma il Milan che mi ha visto crescere, cioè aveva un grande giocatore, fenomeno, per me era un fenomeno quello lì. Gli altri 10, buoni, discreti, ho visto sempre squadre così. Il fatto che a 58 anni io perda questo bravissimo, grande campione futuro, me frega non mica ti, tanto. Non ti strappi i capelli. Mi diano tanti soldi e andiamo avanti. Okay. Troveremo il modo di aggiustarci. Non è il Milan, il calcio italiano. Il calcio, tutti questi americani che stanno comprando società, quando il calcio italiano si renderà conto che deve comunque organizzarsi in maniera moderna, adesso non voglio dire tipo il Milan, ma con l'idea di far fruttare di più il prodotto che facciamo. Abbiamo, cavolo, un campionato con un sacco di squadre competitive, abbiamo un potenziale, diciamo, di tifoseria che è paragonabile a quello dell'Inghilterra. Certo che se lo gestiamo con Galliani, Marotta, che fanno gli acquisti perché conoscono, perché sono amici, perché gli devono un favore, e non mettiamo gente che dice ok, tu devi incassare, spendere quello che incassi, sei bravo, certo, a cercare giocatori, e oggi noi possiamo comprare giocatori prima che li vedano gli inglesi. Certo. L'hanno preso perché non lo volevano gli inglesi. Infatti, che non è ancora pronto per quei campionati, già sarebbe già lì. È evidente. Purtroppo il nostro è diventato un campionato di passaggio. Per tenere Leao a 9 milioni, devi fatturare 600 milioni di euro all'anno. Noi fatturiamo 200 e passa, l'Inter fattura 400, ma forse anche meno. Non te lo puoi. Ma no, assolutamente. Il calcio italiano non è in grado. Il campionato italiano, Giovanna, è un campionato di passaggio. Arriva Leao, che è un giocatore di potenziale grezzo, il Milan lo sgrezza, lo forma e purtroppo per il Milan, ma dico purtroppo per il calcio italiano, andrà a giocare a Madrid, a Monaco, a Manchester. Infatti, guardate, ci scrivono da casa, Francesco, Leao attualmente è il miglior calciatore della Serie A. A me veramente ricorda tanto Thierry Henry, uno strapotere fisico, atletico, tecnico, che a tratti è quasi imbarazzante, destinato a giocare in Premier molto presto. Vanno poi visti, perché comunque
campionato italiano non è allenante, vanno visti effettivamente poi nelle grandi, grandi però squadre. Vediamo, guarda la Juve, che insomma poi quelli Kulusevski, no? Cioè, l'avremo già un... esatto, sì. Vanno meglio, un'idea più chiara del suo valore a livello internazionale, oltre dalle apparizioni, le partite di Champions, lo avremo al mondiale. Lo vedremo al mondiale, adesso lì vedremo se confermerà di essere un crack anche lì. Non so che cosa, non so se il Milan si augura il Milan a sto punto. Perderlo per perderlo è meglio che sia un crack anche al mondiale, così magari sì, di più. Io non penso possa far meglio di quello che sta facendo al mondiale, la mia idea personale. Poi ha la cultura Milan, quindi arriverà un altro più forte. Poi sai, grande, questo ottimismo. Il mondiale, il mondiale per il Portogallo magari sono 4 partite, 5, non penso. Quindi anche per un giocatore così giovane concentrare tutte le forze, 4-5 partite, magari un paio le sbagli, cioè non è facile, devi essere... Il di calcio ha già visto che se questo riesce a fare 40 minuti... Lo vediamo. Un giocatore tra i primi 5 al mondo. Allora, andiamo avanti perché il tempo veramente è tiranno, qui il discorso è talmente interessante che vola, ma ancora due cose anche abbastanza strong in scaletta da affrontare con voi. Allora, De Ketelaer... Ah no, Paolo, tirate su il microfono anche tu, Paolo. No, no, proprio chi? Antonio. Ok. Allora, no, dicevo De Ketelaer. Allora, questo De Ketelaer, che abbiamo capito De Ketelaer, che tutti De Ketelaer. Poi se vuoi aggiungerci la E finale è un optional, quella te la concedono, però parti con la E. De Ketelaer. A parte che io dico, avevi sto trequartista, hai preso Diaz, poi hai preso Messias, poi hai preso De Ketelaer, ma a te serviva un vice che sì, avevate ragione, ma questo è un altro discorso. Possiamo spendere un giudizio su di lui o è ancora troppo presto? Perché è timido, non va mai oltre, no? Fa il compitino, non spacca la partita. Da lui ci si spacca. Devo dire che onestamente, una cosa mi ha fatto un po' preoccupare, perché quando Maldini dice che volevano piare Botman, poi hanno girato su De Ketelaer, vuol dire che non è che fossero 2 o 3 anni che volevano assolutamente prenderlo. Comunque hanno visto un potenziale che va confermato, anche Leao aveva un potenziale che andava confermato, stesso Hernandez, quindi ha sicuramente un potenziale che ha visto chi l'ha comprato. È un giocatore non solo giovane, è un calcio meno dinamico, e anche in una squadra che gioca meno, diciamo, sull'aggressività, sulla velocità come la nostra, e poi un giocatore di 1,90 e quindi, diciamo così, anche riuscire a muovere un fisico così grosso in una squadra così rapida, così veloce, l'accelerazione come il Milan, effettivamente ci vuole un po' di tempo. Certo che io mi sarei aspettato qualche giocata tipo scarto e tiro, perché tiro, il passaggio mi piace, ma qualcosa che mi dicesse, cavolo, questo è il centrocampista che fa gol. E chiaramente dobbiamo aspettare. Chi ha visto in lui un potenziale ci ha detto aspettate, aspettiamo. E quindi questa fiducia tipicamente rossonera porta a dire abbiamo aspettato Leao. È vero, abbiamo aspettato un anno Tonali. Per un anno non l'abbiamo avuto Tonali. Sì, è vero. Perché non possiamo aspettare uno che arriva dal Bruges, non è che arriva ad Amsterdam, dall'Ajax, arriva dal Bruges, non possiamo aspettarlo qualche mese. L'hai pagato come se ti fosse già... Ma anche Leao l'ho pagato 28, un anno e mezzo di Leao cosa abbiamo visto? Qualche strappo abbiamo visto, Ormai, e tante arrabbiature per il suo atteggiamento. Ormai in Europa in campo, centrocampisti e attaccanti sotto i 30-35 milioni non li compri. Non li vai neanche a considerare. Non c'è una colpa, la butto lì, per poi introdurre e chiudere con l'argomento infortuni, di Pioli nel non dargli magari quella libertà, no? Sembra quasi troppo attento a dover rispettare tatticamente il compito che ha, è poco spregiudicato, poco coraggioso, o non lo è di carattere o forse Pioli lo indottrina troppo, gli dà poca libertà. Quando senti commentare i giocatori che vengono da altri campionati dicono sempre il calcio italiano è molto tattico, sì, no? Sì. Ecco, allora io ho visto la prima partita che, aiutami Paolo, che marcava il loro regista basso. Col Bologna? Sì, Schulze, esatto. Del e lui era assolutamente, guardava sempre dove attento. Fosse, era attento perché comunque è un ruolo in cui devi fare appoggiare la fase offensiva, ma anche dare un'occhiata nella prima marcatura al regista della squadra avversaria. Mi sembra che ultimamente sia un po' più spontaneo, no? Quindi meno così obbligato attento a giocare, ruoli. Però gli manca ancora quella leggerezza
della giocata offensiva. Si accontenta di fare lo scarto e il passaggio di Bell, perché certo. Il compitino. Non ha il coraggio, credo, per capire se è un, certo, ambientamento o è proprio anche la sua caratterialità. Questo ce lo dirà il tempo, obiettivamente, certo, no? È certo, presto per dire se sì, però sai, non, c'è la fortuna che non c'ha magari Aslani, è che se non gioca, se lui comunque non gioca bene, c'è Diaz. Non, certo, c'è Diaz, certo, puoi giocare con Krunic, con Pobega, cioè hai, sì, diverse soluzioni. Certo, noi abbiamo preso perché il Milan è purtroppo una squadra che segna poco, quindi hai bisogno di un centrocampista che metta dentro, sì, 8-10 gol. Sì. Che è vero che tirava i rigori, ma i suoi, sì, gol li faceva. Sì, faceva tutto, legna e sostanza. Sì, io l'ho terrorizzato. Secondo me, ma mi consentirete una critica, tra virgolette, al Milan. Non gli ha fatto gioco essere paragonato a Kakà subito. No, certo, certo. Cioè lì magari la società, sempre così attenta, doveva un minimo. Sì. Ma non si può dire a un ragazzo di 21 anni, l'ho visto, mi assomiglia a Kakà. Attenzione che tu confondi la società con i giornali. In realtà la società non dice mai niente. Noi a volte ci lamentiamo di questo silenzio. In realtà la società non dice niente. Però tu sai che se arriva una telefonata e dice: magari tenetemelo basso, Decathlon, non mi fate i paragoni. Credo che lo facciano. Paolo, cosa ne pensi? Maldini. Però ho sentito anche nel Maldini non smorzare questo entusiasmo, è vero? Ha detto, noi ci crediamo. Loro loro l'hanno anche minimo detto, lasciatelo stare, ha bisogno di fare spenti per crescere. Questo è un giocatore che ha caratteristiche diverse dagli altri giocatori che ha il Milan in rosa. Sia per struttura fisica che per modo di giocare e per provenienza. Entra in una squadra che ha un sistema di gioco non particolare ma molto oliato e che soprattutto va a 140 all'ora. È un problema. Sì, certo, il problema, certo, di inserimento è un problema. Certo. Sì. Soprattutto in quella zona di campo, e lui deve giocare gli ultimi 30 metri. È un problema, ragazzi. È un grosso problema nel gioca senso nella devi zona nevralgica e quindi che sono diversi da quelli che tu sei arrivato. Il fatto che non sfiguri comunque è già una cosa, no, vuol dire che comunque ha talento, che riesce comunque a gestirsi. Sì, allora, dall'esterno, e l'ho visto giocare solo due volte perché Milano lo guardo con l'attenzione, soprattutto il numero di volte che lo dite voi, tecnicamente mi sembra un giocatore non discutibile. Qualche perplessità sul carattere e sulla personalità, perché la personalità non te la crei, ce l'hai a 18 anni, ce l'hai a 21, ce l'hai a 30. Non è che se non ce l'hai. Ha detto la velocità. L'unica cosa che mi rende dubbioso è la velocità. Ma il fisico alto, sai, noi ci ricordiamo di quanto era veloce lui, che ha dovuto mandarlo a Parma. La velocità può anche essere sostituita da dei piedi educati che mi sembra lui abbia. Io ho qualche perplessità sulla personalità. Ragazzi, perplessità sulla personalità, e adesso chiudiamo veramente un flash perché siamo agli sgoccioli con una preoccupazione in casa Milan che è dettata da un'oggettività. C'è il Chelsea, c'è la Juve e tu non hai, vabbè, Salamaker, che comunque è una valida alternativa a, ma soprattutto Calabria, e lo perdi per 3 mesi perché si parla di lesioni, quindi c'è qualcosa, esatto. 7 partite, dicevo. E poi hai Hernandez di campionato muscolare, hai Kier che è andato in nazionale, anche Stafoga ad andare in nazionale quando si è appena, vabbè, comunque è ritornato, ancora un problema muscolare, 10 giorni, hai comunque delle insomma degli acciacchi. Non questo può, è un problema che Paolo, ci portiamo avanti da 2 anni e mezzo. Io non lo so, io non sono sufficientemente preparato in materia per dare dei giudizi che attengono ai sistemi di preparazione e di intensità di allenamento, però ho come la mia impressione personale è che per il Milan, per andare a 140 all'ora, faccia allenamenti a 180. Questo naturalmente ci espone a qualche rischio in più. Questa è la mia idea molto semplice, sì, non studiata, però c'è un ripetersi così continuo di infortuni, soprattutto paragonato a quello delle altre squadre, è troppo superiore l'entità, cioè non solo la quantità, ma anche la qualità degli infortuni. Quindi quando si fermano 2 settimane, no, sì, tre mesi, un mese e mezzo. Certo. E quindi l'infermeria è sempre piena, non ne escono mai, e quindi c'è un problema, forse non risolvibile. Perché se per devono andare, il Milan, tu dici,
Guarda, Calabria è un generoso, come probabilmente... generoso in campo, generoso certo, anche negli allenamenti. È probabilmente dovuto a quello, probabilmente. Aspetta che poi chiudo. Sì, io diciamo mantengo l'ottimismo del milanista, nel senso che comunque questo sarà un'indicazione per trovare delle soluzioni alternative. Certo. Sulla destra comunque Salemaker e Messia era un problema in cui ancora nessuno era convinto di aver trovato la soluzione. Quindi adesso noi stiamo blindati sul modello di adesso, sullo schema di adesso. Pioli ha dimostrato di avere comunque anche talento nell'inventarsi soluzioni, non sarà da subito. Il terzino mi preoccupa di meno, perché comunque c'hai, è vero che Calabria è un fior di giocatore, a me piace moltissimo, però comunque hai preso Dest, che comunque è un terzino di ruolo, hai Kalulu, che è un terzino di ruolo, o comunque è un giocatore che può giocare terzino. Avessimo perso il centravanti, avendo un centravanti, come ha avuto magari l'Inter, sarei più preoccupato. In questa situazione qua è preoccupante, ma abbiamo tantissime soluzioni, abbiamo giocatori che non abbiamo ancora visto, ma Pobega, questi due impronunciabili, non so neanche dire, ma forse mi azzardo, anche Mignano è una grande assenza, abbiamo visto Tataruzzi, sì, certo. Mi azzardo a dire che forse è un rischio calcolato. Il Milan viene da un campionato pieno di infortuni che è riuscito a vincere, diciamo, parafrasando, preparazione che vince non si cambia. Ci pigliamo il rischio di avere qualche infortunio in più, perché come diceva Paolo la squadra deve andare, deve fare questo gioco, se no non possiamo competere. Certo che però prenderli già infortunati come Origi, quello già ci vuole. Parliamo di un giocatore che viene dall'Inghilterra, dove sappiamo ci si allena meno, e di un giocatore, soprattutto io lo continuo a dire ai miei amici milanisti, che negli ultimi 3-4 anni non ha fatto il numero di partite del campionato italiano. Ma infatti non capisco come fa a giocare 20 partite in 3 mesi. Chi parli? Origi, uno che ne ha giocate perché, 25 anni. Perché se tu non c'hai da buttare soldi in un prestito per Lukaku, no, ma devi prendere uno svincolato. Ma il giocatore di talento. No, ma io non li prendo. Il discorso era su attenzione. Ma guardate Giroud, anche lui faceva la panchina al Chelsea per 6 mesi, no, non si è visto, perdonami, e poi si è girato due volte, e adesso è un giocatore in aria. E Giovanna diceva giustamente, già c'è un calcolo e sai che hai degli infortunati, se poi li pigli quelli nuovi che sono ancora più infortunati di quegli altri, è infortunato perché non ha giocato tanto, però è un giocatore, questa è una cosa, il mio direttore generale, tifoso del Liverpool, mi ha detto guarda che lui ha sempre giocato e segnato nelle partite più importanti, è un giocatore che non è abituato a giocare. Quindi, ma non è poco. Lo stesso come Giroud non giocava con il Chelsea, ha fatto 6 mesi in panchina, adesso è un giocatore per il campionato italiano incredibile. No, è vero. Però sei infortunato perché anche Origi, perché comunque è un giocatore che giocava poco. È quello poco. Che dico. No, ma l'ottimismo rossonero, però Antonio, è così. È da esportare. Ragazzi, noi se vinceremo lo scudetto, vinceremo per Charles e per Origi, che farà i gol che ci sono mancati quest'anno. Certo. E dopo Brian Diaz e di Paolo Torraco abbiamo questa profezia di Antonio. Esatto. Io direi che non potrei chiudere. Cesare, hai qualcosa anche tu da dire? No, chiudiamo con qualche profezia. Non so, Handanovic, miglior portiere premiato. Non lo so, vuoi dirlo? Oggi ridendo, lo dico ai telespettatori, per i nostri amici che ci seguono, avevo detto a Giovanna, chiudo con una battuta, che avevo invitato Samir a venire in trasmissione, ma che lui non sarebbe potuto venire perché era a ritirare a Monte Carlo il premio per miglior portiere dell'anno. E questa è una battuta, ce lo siamo scritti io e Giovanna ridendo, giusto una battuta per chiudere. Sì, ci sta a non avercene, Samir, è giusto anche ridere un po' delle cose, sempre con il giusto rispetto. Grazie ad Antonio. Grazie a te, grazie mille, a tutti, anche ai compagni. Grazie Paolo Torraco. Grazie a voi. Grazie Cesare Cesarina. Grazie Giovanna, grazie a tutti. Ma che bello ragazzi, mi diverto sempre, rimaniamo visibili, quindi mi raccomando scaricate l'app, collegatevi, ricordatevi un nome, Milano 1, torneremo lunedì prossimo sempre alle 19.45, grazie per averci seguito, continuate a visualizzarci, ciao, buona serata.